Benvenuti, benvenuti. Io sono Medor in forze al team Samsung Morning Stars e ho deciso finalmente di cominciare a fare video su YouTube. E cominceremo però da Teamfight Tactics, non me ne vogliano i fan di Hearthstone. Aspetterò l'uscita della nuova espansione per cominciare a fare video anche su Hearthstone. Nel frattempo, mi sono molto appassionato di questo nuovo gioco della Riot. Ci sono secondo me molti spunti su cui si può discutere, molti approfondimenti da poter fare su questo gioco, soprattutto in un video stile YouTube. E di cosa parliamo oggi? Di cosa parliamo oggi? Ho giocato per molto tempo una determinata comp che tra l'altro non è molto utilizzata, motivo per cui ho deciso di portarvela, e con risultati veramente ottimi. Ieri addirittura ho vinto 5 partite consecutive, cosa che non mi era mai successa, onestamente. Di che comp sto parlando? Brawler più elementalisti. Allora, la parte elementalisti è abbastanza sdoganata, e il buff degli elementalisti è uno dei migliori, se non forse il migliore in relazione agli eroi che vengono usati. E la parte Brawlers invece è molto meno utilizzata, il che lo rende un po' un punto di forza della lineup perché diventa più semplice riuscire a trovare i personaggi anche in early game. Altro punto di forza è che noi praticamente per completare la lineup, che sono 7 personaggi, fondamentalmente abbiamo bisogno soltanto di un'epica che è Brand. Passiamo agli eroi che formano la nostra composition. Allora, i tre elementalisti ovviamente saranno Lissandra, Kennen e Brand, quantomeno in un primo momento. Se poi siamo così fortunati da trovare Anivia, possiamo sostituire o Lissandra perché fondamentalmente ha gli stessi tag, oppure poi vedremo dopo in late game anche Kennen per poter avere uno spunto sull'ottavo personaggio. Dall'altra parte ci sono invece i Brawlers, che sono Warwick, Blitzcrank, Rek'Sai, Volibear e Cho'Gath. Cho'Gath è l'unico epico, ma come vedete sono 5 e noi ce ne servono 4, quindi Cho'Gath quando arriverà sostituiremo sicuramente uno dei nostri personaggi in campo con Cho'Gath perché è sicuramente il brawler più forte, anche se in questa comp poi Volibear avrà un ruolo centrale. Però insomma gli altri sono abbastanza deboli come personaggi presi singolarmente, cosa che però ci permetterà di piccarli spesso, anche perché costano poco. Rek'Sai e Blitzcrank non vengono scelti quasi da nessuno dei nostri avversari tipicamente, costano 2, quindi sarà facile averli subito, averli al 2 velocemente e chissà magari anche al 3 in un secondo momento. Warwick è un personaggio più utilizzato, però insomma basta trovare 3 Warwick, non dovrebbe essere difficilissimo averli al 2, o comunque sia, se abbiamo più difficoltà a trovare Warwick rispetto a Blitzcrank o Rek'Sai, quando poi troviamo Cho'Gath possiamo sostituire Warwick piuttosto che Rek'Sai. Blitzcrank vi consiglio di tenerlo sempre perché secondo me è un ottimo personaggio, soprattutto in questa comp, perché va ad avere anche una sinergia interessante con Volibear. Che oggetti andiamo a fare su questi personaggi? Allora, questa composition ha il vantaggio di avere un pool di personaggi per cui quasi tutti gli oggetti che riusciamo a trovare tornano utili. C'è solo un oggetto fondamentale che dobbiamo cercare sempre di fare ed è il Rapid Fire Cannon che si fa con 2 Recurved Bow da mettere su Volibear. Questo perché gli aggiunge range d'attacco e facendo questo, dopo andremo a vedere nel positioning, ma possiamo utilizzare Volibear dalla backline che quindi lo protegge con questi giganti che abbiamo di Brawlers che hanno 700 punti vita aggiuntivi quando sono tutti e 4 insieme e possiamo assicurarci un carry molto resistente e che è protetto dalla nostra front line. Quindi questo è l'oggetto più importante. Oltre a questo, ovviamente, dà molta velocità d'attacco che ci serve per caricare velocemente l'alti. Ricordiamo, l'alti di Volibear comincia ad attaccare più bersagli e attiva gli on-hit effect. È importante perché potrebbero essere utili altri tipi di oggetti grazie a questa aggiunta. Oltre a questo, oggetti molto forti, difensivamente parlando, sempre su Volibear, sono il Dragon's Claw, ovviamente, si fa con doppio clock e ci rende praticamente immuni dalle magie.
è molto forte se gli avversari stanno giocando con Sorcerer ad esempio, ma anche appunto Elementalisti. È molto forte in questo meta il Dragon's Claw. Oppure anche la Phantom Dancer. Phantom Dancer è forte soprattutto contro gli Assassin, ma anche contro magari dei Ranger. E questi due sono gli oggetti in generale più forti, ma soprattutto quelli più difensivi. Se vogliamo essere più offensivi, possiamo dargli una Winx, ad esempio, molto forte, anche se non sfruttiamo appieno il potere base degli oggetti che ve la vanno a formare, ma aumentare la velocità d'attacco lo rende sempre più pericoloso, soprattutto una volta entrato in alti, è devastante. E poi volendo anche un Infinity Edge, perché avendo noi il Rapid Fire Cannon non dobbiamo temere i dodge di Phantom Dancer equipaggiati sui nostri avversari, quindi è un ottimo output di danni a quel punto l'Infinity Edge. Oltre a questi però ci sono altri oggetti, come ad esempio il Breaker che va a disarmare on hit, che potrebbe essere un ottimo oggetto per Volibear, la Titanic Hydra che va a fare splash damage. Anche questo è un ottimo oggetto, anche perché Volibear ha punti vita assurdi grazie all'effetto dei Brawlers. Ma possiamo anche applicargli l'on-hit del Silence, ad esempio. Oppure una chicca interessante è se noi abbiamo una spatola da poter utilizzare, potremmo anche renderlo demone, perché abbiamo Brand nella nostra lineup, di conseguenza ci sono due demoni. E a quel punto abbiamo la percentuale di poter bruciare il mana sull'on hit, che poi si sviluppa su tutti i colpi una volta entrati in alti da parte di Volibear. E questo potrebbe essere una buona alternativa al Dragon's Claw, ad esempio, se non riusciamo a chiuderlo, perché prevenire è meglio che curare, evitiamo che facciano le alti i nostri avversari. Insomma, ci sono vari oggetti che possiamo dare a Volibear. Di base fate quel Rapid Fire Cannon e poi sbizzarritevi. Non abbiate fretta però, non abbiate fretta, non necessariamente appena avete gli oggetti dovete costruire uno di questi oggetti su Volibear, perché questo team ti concede del tempo. Una volta arrivati al livello 7 sarete il team più forte in campo, quasi al 100%. Quindi comincerete a vincere dopo aver perso molto, perché l'early game di questo team non è il massimo, ne parleremo tra poco. Ma oltre a questi oggetti, potremmo sfruttare anche altri oggetti, come ad esempio le gocce o il bastone, perché abbiamo anche la parte elementalist. Quindi, ad esempio, fare una Shojin su Brand è molto forte, Rabadon è forte sia su Brand, ma anche su Blitzcrank è molto forte Rabadon, soprattutto se a livello 2-3 sarebbe perfetto. Ma comunque sia, anche un Luden Sego molto forte, e possiamo sfruttare anche questi oggetti per la parte AP del nostro team. Quindi li andiamo a sfruttare un po' tutti. Forse quello che utilizziamo di meno è la Giant's Belt, quindi se potete evitate di prenderla. Ma comunque sì, anche con la Giant's Belt si può fare un Morello, oppure magari combinarlo con il Clock, rimane sempre molto forte. Un altro oggetto molto forte è il Locket, ovviamente. Anche se per il modo in cui andremo a metterci in campo potrebbe non avere il massimo del suo potenziale espresso, però comunque sia un oggetto sempre molto forte, uno dei più forti attualmente, e quindi anche quello è un buon oggetto. Insomma, possiamo utilizzare un po' tutti, avete visto anche la spada, riusciamo a utilizzarla in singolo o anche per dare un glacial a qualcun altro, perché potremmo anche arrivare a 4 glacial, o prendendo Anivia e quindi facendo Anivia, Lissandra, Volibear più il quarto glacial, o l'ottavo personaggio potremmo aggiungere nel late game magari una Sejuani, e questo si può fare anche senza spatola, perché se riusciamo a aggiungere una Sejuani e trovare Anivia sostituendo la Kennen abbiamo comunque 4 glacial, e questo forse è il modo più forte per andare in late game trovando l'ottavo personaggio, che di base a noi non è che ci interessa tantissimo, perché una volta arrivati a 7 la nostra potenza è al massimo della lineup. Detto questo, passiamo ai momenti del gioco. L'early game è di sofferenza, perché noi non abbiamo un output di danni interessante. Possiamo anche valutare, io spesso lo faccio, di iniziare con un team più forte in early game, magari prendere tre nobili, metterli lì e intanto in panchina cominciare a prendere i nostri brawlers e i nostri elementalist, e poi quando abbiamo magari quattro brawlers
inserirli magari con team da 5. Se riusciamo ad avere i 4 blowers più Lissandra, attiviamo anche il Glacial e sarebbe già una comp molto resistente, che anche se non vince molti game, però li perde di poco perché abbiamo punteggi molto alti di vita, anche i ghiaccini. A volte riusciamo a pareggiare, a volte riusciamo a pareggiare, vedrete che pareggerete ogni tanto, e a noi ci interessa questa cosa perché fino a livello 7 noi soffriamo. Quindi gestiamo questo early game o con un altro team che può facilmente essere poi scartato, oppure grazie ai 4 brawlers, per arrivare fino al livello 7. Una volta arrivati al livello 7 cominceremo a vincere molti game. A quel punto è importante bancare, arrivare a 50 gold. Io non compro mai nulla, né esperienza né reroll. Cerco di prendere solo quello che mi capita, aspetto di arrivare a 50 e poi da lì comincio a fare reroll. Cominci a comprare esperienza per arrivare al livello 7. Ecco, prendo il livello 5 quando stiamo contro i Gromp, perché altrimenti rischi di perdere contro i Gromp e tu non vuoi perdere contro i Gromp perché ti interessano gli oggetti. Però quello è l'unico probabilmente momento in cui vado a comprare. Dipende come arrivate con il team contro i lupi. Se siete molto deboli potete provare a comprare il sesto livello. Però insomma, se avete già ad esempio 4 brawlers dovreste reggerlo, o avete magari un altro team che nel frattempo fa il suo sporco lavoro. In late game, appunto, l'ottavo personaggio, io consiglio un Glacial se riuscite a trovare Anivia o la spatola per dare un altro Glacial, oppure anche un secondo demone se non avete messo Volibear come demone, perché potrebbe essere utile per combattere insieme a Brand. Potete anche mettere uno Yasuo, ovviamente ci sta sempre bene, o anche un quinto Brawler se volendo, perché con così continua a prendere questi 700 punti di vita aggiuntivi. Se voi avete magari due Brawler a livello 2 e state cercando di portarne uno a livello 3, intanto potete inserirlo nel team, se non avete nulla di meglio. Però insomma non c'è questa fretta di arrivare a livello 8, ecco, diciamo che ci arrivate naturalmente, ma non consiglio di comprarlo, preferisco andare a prendere i personaggi piuttosto rerollando. E il positioning è molto importante, è fondamentale, perché è molto importante, fa evocare il golem degli elementalisti nel punto giusto. Allora, io quello che consiglio è posizionarsi sempre a sinistra con due elementalisti in backline, ma uno che di solito metto Lissandra perché è la più sacrificabile, nella front line a sinistra, perché facendo così il golem verrà evocato sempre in uno dei posti davanti Lissandra. Se invece voi li mettete tutti in backline, a quel punto può essere evocato in qualsiasi dei punti intorno alla vostra comp, e a volte magari succede che finisce tutto a destra, fuori dal combattimento, non sfruttate appieno il golem. E oltre a questo, ovviamente avremo tre brawlers in front line e Volibear, che possibilmente se ha Rapid Fire Cannon lo mettiamo backline dopo i due elementalisti. Davanti magari ci mettiamo Blitzcrank, perché Blitzcrank grabbando il personaggio dà subito un target a Volibear, che comunque sia non ha un range attacco molto ampio. Oltre a questo, secondo me il vantaggio è che spesso il personaggio grabbato da Blitzcrank non viene subito targettato dagli altri, che nel frattempo hanno trovato altri bersagli. Volibear invece, se riesce ad attaccare questo personaggio, ci assicuriamo di ucciderlo sempre e ci leviamo delle problematiche che potrebbero apparire, come ad esempio, che ne so, Kindred che viene grabbato, non muore, arriva a fare l'ulti, ci troviamo con un ulti in mezzo al campo che rende tutti quanti immuni, un Draven che continua a fare danno magari anche sulla nostra backline. Ecco, secondo me Volibear che attacca il personaggio grabbato da Blitzcrank è un'ottima cosa. Anche se non abbiamo Rapid Fire Cannon, perché non è che siamo sempre fortunati, io consiglio di mettere Warwick, magari, insomma, il più debole dei Brawlers, di fianco, sempre in backline a Volibear, lasciando solo uno spazio aperto a Volibear per, diciamo, uscire dalla backline, e protetto
dà il Blurrels accanto a lui, da assassini che possono saltare sulla nostra destra, o comunque sia da uno schiacciamento della frontline avversaria quando giochiamo a specchio, e che comunque sia lo porta ad attaccare il personaggio grabbato da Blitzcrank, ma lo tiene coperto fino a che non fa l'alti ed evitiamo che si vada a mettere in mezzo al campo, che succede quando non ha la Rapid Fire Cannon, magari viene stannato, focussato, muore il nostro carry e troviamo difficoltà. Quindi consiglio questo. C'è, volendo, l'opzione di metterci a esagono sulla sinistra. A me non piace tantissimo perché ci sono più difficoltà a far uscire il golem dove vogliamo noi. Se abbiamo un locket, comunque sia, non mettere Volibear al centro sarebbe un peccato. Quindi non lo so, io preferisco la parte più schiacciata, anche perché siamo meno concentrati, che ce lo possiamo permettere avendo molti personaggi con alti punti vita e siamo un po' meno sensibili ad eventuali AOE. Bene ragazzi, detto questo, direi che vi ho spiegato tutto quanto. Io credo che se riuscirò monterò anche un video di gameplay dopo di questo in cui farò vedere magari una partita. Io vi rimando a un prossimo video, spero che vi sia piaciuto. Ditemi sotto anche nei commenti se l'avete provato, come vi è sembrato. E niente ragazzi, buona giornata a tutti e grazie per la visione.